Pasquale, allora, pochi minuti fa hai fatto un aggiornamento sulla tua pagina Facebook per fare un attimino il punto della situazione delle ultime 48 ore del comune di Montecorice, anche alla luce di quello che è accaduto proprio nella giornata di ieri, e mi riferisco alla lettera che ci ha inviato il consigliere di minoranza Rosario Meola per, insomma, informare coloro che ci seguivano del suo pensiero in merito all'articolo che è uscito sul quotidiano Il Mattino. Puoi allora aggiornarci, fare il punto della situazione, che cosa è successo? Ma io voglio fare il punto della situazione di quello che è accaduto a Montecorci. Mi scuso per la voce, ma sono rauco, un po' di raucedine, insomma. Sto sforzando molto le corde vocali in questo periodo e la voce se ne sta andando. Quindi scusatemi se si sente la voce un po' distorta così. Il punto è questo, che noi la notte del 16 aprile abbiamo avuto la notizia che un nostro concittadino, a cui ripetono i miei più cari e affettuosi saluti di pronta guarigione, fosse positivo al Covid-19. Abbiamo detto, appunto, è stato detto che è asintomatico, quindi in questo momento sta bene, ringraziando a Dio, e questo ci fa ben sperare per la sua salute, ma anche per la salute degli altri, perché ormai è acclarato che gli asintomatici hanno una carica virale bassa, e quindi altrettanto bassa è la possibilità di contagio di altri soggetti. Quindi nel comune di Montecorce il punto è questo, che c'è un caso di positività e l'ASL, dopo aver ricostruito i contatti di questo nostro concittadino, ha deciso di mettere in isolamento domiciliare sanitario altre quattro persone che sono tutte nella cerchia familiare stretta. Una persona che era convivente e i familiari in un'altra abitazione, sempre per precauzione, insomma, perché sembra che ci siano stati dei contatti protetti, ma ci siano stati, e quindi l'ASL ha deciso di provvedere a questi isolamenti, che poi sono stati recepiti in un'ordinanza del sindaco, l'ordinanza numero 10 del 16 aprile, con cui appunto impone l'isolamento. Stanno tutti bene? Ieri è stato effettuato un tampone anche sulla compagna del farmacista. Ecco, voglio ricordare che è un'altra persona che lavora in prima linea, un operatore sanitario, quindi è esposto a questi rischi. Ha fatto un controllo di routine ordinato dal comune di Battipaglia, e che stasera molto probabilmente avremo l'esito di quest'altro tampone. Poi settimana prossima si faranno quelli sui familiari, perché l'ASL ha deciso di aspettare un po' di tempo affinché il risultato del test fosse certo, soprattutto se negativo, altrimenti avrebbero dovuto fare due test, cioè uno ieri o oggi o l'altro ieri, e poi ripeterlo la settimana prossima per dare un altro po' di tempo, insomma, e più certezza all'esito. Quindi hanno deciso di farlo direttamente la settimana prossima sui familiari. Bene, quindi è chiaro che, insomma, dopo l'assessore Lavanna e quindi dopo il suo caso, che tra l'altro è risultato negativo al Covid-19, si è poi presentato un caso positivo che riguarda appunto il farmacista che lavora a Battipaglia, giusto se non erro, questo cittadino di Lavora Montecorici. a Battipaglia, è in isolamento, ma è negativa al tampone, non è mai stata Sì. Quello insomma, stavo positiva. precisando, che dopo il suo tampone negativo, insomma, era tutto sotto controllo e non c'erano casi di positività nel comune di Montecorice, fino a quando poi non si è scoperto della positività del farmacista. Sì, comunque abbiamo per l'assessore Lavanna, l'ASL ha ritenuto comunque di farle fare l'isolamento per precauzione, e quindi sta continuando a farlo. Io la saluto caramente a lei e bimbe, e saluto Giancarlo, il marito, che è un ex positivo, insomma, ha passato questa positività senza problemi di salute, quindi da asintomatico. Diciamo, la positività ha avuto il suo corso ed è anche finita. Bene, Pasquale, siccome Se ho... potevo. Sì, prego. No, volevo dire che
volevo rassicurare i miei concittadini, anche i cittadini dei comuni che stanno attorno a noi, perché ogni volta che giustamente c'è preoccupazione, scatta tutto un meccanismo di capire con chi è stato con chi e quando e dove. Insomma, la catena dei contatti è stata ricostruita dall'ASL in base alle risultanze che hanno avuto loro dalle dichiarazioni delle persone coinvolte e ulteriori, diciamo, approfondimenti che ha fatto anche l'amministrazione comunale. Quindi si è ritenuto che tutto si dovesse limitare a questa cerchia di persone, quindi altri problemi ad oggi non ce ne sono. Bisogna mantenere sempre alta l'attenzione, avere, come dire, continuare a rispettare le regole, e questo vale per tutti, quindi dell'uscire solo in casi di necessità e quelli previsti dalla legge, dotati delle misure di precauzione, sia come presidi sanitari, sia nel rispetto delle distanze, e quindi continuare a essere vigili, attenti, ma soprattutto continuare a essere solidali gli uni con gli altri. Insomma, a me dispiace che ogni volta scatta un meccanismo di caccia all'untore o si ci senta o la paura prenda il sopravvento su tutto. Ci sta l'ASL che vigila e decide quali sono i comportamenti da tenere per quanto riguarda le persone coinvolte e anche i provvedimenti da adottare. Quindi, per ora è tutto limitato in questo ambito, non ci sono altri coinvolti. Pasquale, purtroppo è sempre così. Ad Agropoli abbiamo avuto tantissimi casi e ogni volta che si verificava un nuovo caso era la caccia all'untore. Purtroppo l'essere umano è fatto così, non ci possiamo fare nulla. Forse, come ho detto pure al sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, dare direttamente il nominativo della persona coinvolta farebbe meno, diciamo così, guai, nel senso che provocherebbe meno critiche e quant'altro. Naturalmente questo si fa solo nel caso in cui la persona colpita dà il consenso e per il rispetto della privacy, e magari non tutti, ecco, sono di questa opinione. Detto questo, mi piacerebbe cambiare argomento, un argomento di cronaca, quindi accaduto pochi giorni fa nel tuo territorio, a Giungatelle, c'è stato un incendio, Basta incendio. Sì, Ci puoi assolutamente dare un sì. po' di notizie? Che cosa è accaduto? Qual è la zona precisa? Insomma, se ci sono stati danni, oltre naturalmente alle piante, insomma, alla vegetazione, mi auguro che, insomma, poi non è stato, ecco, il bilancio non è stato poi grave, ecco, per eventuali cittadini, case, eccetera. Raccontaci. Per fortuna no, diciamo c'è stata paura perché è arrivato vicino ad alcune case, ad un'abitazione in particolare. Per fortuna i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente e sono riusciti a sedare le fiamme. C'è stato un danno soprattutto alla vegetazione, purtroppo, ma poteva essere molto più grande. Rimane sempre questo grande mistero, insomma, di queste. Che a me continua a essere incomprensibile del fatto che c'è gente che incendia e che brucia io veramente non riesco a capire quale possa essere un motivo che spinge una persona a fare un gesto del genere, perché è naturale che è un incendio doloso, perché è avvenuto di notte quando c'erano condizioni favorevoli di vento e quindi è partito in prossimità di alcune abitazioni. Quindi per forza c'è la mano dell'uomo, quindi io non riesco mai a capacitarmi di quanto si possa essere ignoranti e cattivi nel compiere dei gesti di questo tipo. Però, ringraziando a Dio, diciamo, questa volta non c'è stato, è stato contenuto, poteva andare molto peggio. Insomma, quella pineta comunque un po' alla volta la stanno rosicchiando e la stanno bruciando. Andrebbe fatta una grande azione di rilancio non solo dell'agricoltura, ma anche in questi periodi, insomma, in cui forse saremo costretti a continuare a mantenere le distanze, dedicarci a prenderci cura di madre natura, noi che ne abbiamo tanta attorno, e
per ricompensa e risarcimento iniziare a piantare degli alberi, insomma. Sarebbe Pasquale. giusto per lui. Pasquale, c'è un utente Facebook, Guariglia Gerardo, che ti fa una domanda, te la leggo. Se è possibile, insomma, chiedere al vice sindaco se si ha idea di come organizzare le spiagge della Marina di Agnone per il periodo estivo prossimo, nel rispetto delle regole, sapendo che di solito sono super affollate. Chiedo se si può, dopo il 4 maggio, iniziare a fare manutenzione e quali saranno i vincoli per le strutture ricettive. Allora, prima di tutto noi stiamo aspettando quello che sta decidendo la Regione. Abbiamo sentito in questi giorni che le idee anche a questo livello sono un po' confuse. Spiagge libere sì, spiagge libere no, solo i liti privati, insomma. Noi stiamo aspettando cosa decidono dall'alto. Ci stiamo facendo delle idee. Oggi scadeva alle 14 il tempo nel quale il presidente De Luca aveva chiesto non solo agli amministratori, ma anche alle associazioni, ai cittadini, di fare proprie proposte per la fase 2, e insieme al consigliere, l'avvocato Roberto Mazzone, ci siamo permessi di avanzare delle proposte, tra cui anche delle possibili eventualità, cioè delle possibilità su come gestire appunto le spiagge, sia le spiagge libere che quelle date in concessione. Però adesso siamo, guardate, io adesso lo dico anche da imprenditore, anche come ristoratore, c'è cioè, totale incertezza, totale buio, sembra che si continui a navigare a vista, che se ne dica, lo dico da cittadino adesso, nessuno ci ha detto chiaramente cosa succederà dopo il 3 o dopo il 15, perché io per quello che ho sentito nel discorso del Presidente Luca, forse c'è la voglia di portare fino a metà maggio ancora le restrizioni, quindi non saprei, potrei dire qualcosa che magari verrebbe smentita domani mattina. Sicuramente varranno e prevarranno le regole del distanziamento sociale. Come dovranno essere applicate? Questo è un grande problema. E ogni volta che si fa un'ipotesi, poi nascono altri problemi. Insomma. Si potrebbe picchettare la spiaggia, mettere, anche se fosse tutta libera, però se si dovesse mantenere il rispetto delle distanze, dovremmo immaginare che andrebbe picchettata dal comune, messi dei posti alle distanze regolamentari. Poi, secondo me, si creerebbe il problema sulla battigia. Bisognerebbe dotare la spiaggia di controllori. Quindi, no, non lo so. Veramente faccio questa riflessione anche insieme a voi. Diventa complicato. Noi abbiamo avanzato un'altra ipotesi, se proprio, cioè se anche per andare incontro a chi ha dei lidi. Fare in modo che quest'anno le spiagge siano tutte gratuite, però gestite dai lidi che poi verranno rimborsati dalla regione, per esempio. Si potrebbe ipotizzare anche questa cosa per aiutare il settore, però veramente diventa una cosa difficile da immaginare e ipotizzare, perché certezze in questo momento non ce ne sono. Sì, Aiutatemi anche infatti. voi in questa riflessione, faccio insieme a voi, ve la riuscite a immaginare la gestione di una spiaggia o libera o privata, escludendo poi la fruizione pubblica? Secondo me già dire questo crea non solo malumore, ma una difficoltà di gestione secondo me enorme nel caso dovesse succedere realmente. Certo, perché fino a quando, insomma, si sta sulla spiaggia, diciamo che ci sono i controllori, ma in acqua come si fa a distanziare le persone? Tra l'altro non sappiamo neanche poi nell'acqua cosa accade, per quanto riguarda il contagio, quindi ancora non siamo a conoscenza di tutto ciò. Raffaella, ma poi l'altro problema che mi pongo anche per la scuola, per i bambini più piccoli, ma come si fa a contenere i bambini a fargli mantenere le distanze ai nostri figli? Come si fa? Cioè, per questo dico veramente, speriamo che si esca al più presto da questo incubo, che ci sia una cura, più che un vaccino, una cura che ci garantisca di uscirne indenni e che si superi subito, quanto prima quest'emergenza. Pasquale, noi ti ringraziamo come sempre per il tuo intervento puntuale e conciso, anche per questo ultimo aggiornamento che era doveroso ai cittadini di Montecorice, insomma, dopo le ultime notizie. E dunque, spero di risentirti presto e ti auguriamo un buon fine settimana, quindi una buona domenica.
Grazie anche a voi. Un saluto, un caro saluto a tutti i vostri ascoltatori. Ciao. Ciao Pasquale, grazie. Ciao, buona serata, grazie.